in schiavitù perché costretti a sopravvivere, lontani dai propri affetti per offrire a chi è a casa la possibilità di sognare un futuro migliore. Una volta abbandonato il porto, la vita di milioni di pescatori, in modo particolare di chi solca le acque del Pacifico e dell'Oceano Indiano, può trasformarsi in un incubo scandito da ritmi di lavoro estenuanti, da abusi fisici, dalla costante esposizione al rischio di morte e menomazioni. Caught in the Net, intrappolati nella rete, non a caso è il titolo del 24esimo convegno mondiale dell'apostolato del mare che recentemente a Taiwan ha acceso i riflettori su queste gravissime violazioni dei diritti umani fondamentali, per troppo tempo rimaste nell'ombra. Se da un lato una ristretta minoranza punta ad aumentare il profitto delle proprie imbarcazioni, dall'altro sempre più persone in Asia sono costrette a veder calpestata la propria dignità per meno di $100 al mese. A questi uomini, i membri dei centri di assistenza Stella Maris dell'Apostolato del Mare offrono in tutto il mondo luoghi d'accoglienza dove unire le forze e trovare aiuto. Ai nostri microfoni, padre Bruno Ciceri, responsabile dell'Apostolato del Mare internazionale. Noi usiamo un'espressione, una casa lontano da casa, quindi loro sanno che quando vengono lì possono ricevere un aiuto, che può essere un aiuto materiale se hanno bisogno del cibo, se hanno bisogno dei vestiti, può essere un aiuto spirituale, perché anche qua quando ci viene richiesto celebriamo delle messe, ma anche quando ci sono questi problemi lavorativi, come diciamo il maltrattamento oppure il non pagamento del salario. E appunto noi lavoriamo sia con i governi locali sia con i sindacati a livello locale oppure a livello mondiale per difendere i diritti. In qualche modo noi siamo anche la voce di queste persone che non hanno voce, che sarebbe difficile per loro farsi sentire, difendere i loro interessi. Equipaggi ingannati sul salario, sfruttati, ingiustamente criminalizzati per incidenti e abbandonati in porti stranieri. L'Apostolato del Mare non conosce bandiere e confini, offre protezione non solo ai marittimi, ma anche alle loro famiglie, sostenendo la creazione di gruppi di mogli e madri per aiuto e assistenza reciproca. Quando la nave è in mezzo al mare, neanche le autorità governative, le autorità portuali possono fare qualcosa. Ma quando il peschereccio per un motivo o per un altro rientra in porto, la nostra presenza diventa essenziale. Noi siamo lì e cominciamo ad ascoltare tutte le loro storie. Ricordo un episodio dove un amo era entrato sopra l'occhio di un pescatore che fortuna non aveva colpito il cervello né niente e poi era arrivato in porto dopo 5 giorni. Io mi ricordo che ho chiesto: ma come avete fatto a tenerlo calmo, come avete fatto a fargli sopportare il dolore? Ha detto: l'abbiamo sempre tenuto ubriaco. Ecco, quindi questi sono i metodi che talvolta si usano. Il 24esimo convegno mondiale dell'Apostolato del Mare ha rappresentato una preziosa occasione per riflettere su quanto sia urgente combattere per i diritti di questi lavoratori, sollecitando le autorità marittime a prestare maggiore attenzione, prevenendo così abusi e ingiustizie. Se i pescatori sono pagati poco, sono sfruttati, sono vittime del lavoro forzato e poi io vado al supermercato e compro il surgelato a basso prezzo, vuol dire che c'è una connessione, quindi io mi devo interessare. Ecco, quindi anche qua un po' l'impegno di sensibilizzare diciamo la società, le persone con cui lavoriamo, che le persone che incontriamo, che appunto dietro al surgelato, il pesce surgelato, talvolta c'è un grosso sfruttamento e quindi ecco, fare aumentare la coscienza della gente su queste cose.